Buonasera a tutti amici e amiche di Tennistina, la visione all'ascolto. Dopo le buone notizie di oggi con i tornei ITF vinti da Giannessi e Knapp con Matteo Viola in finale, arrivano le delusioni. Delusioni che arrivano da Wimbledon e il torneo che si sta disputando a Londra in cui è terminata la pattuglia italiana, poiché oggi sono state sconfitte Francesca Schiavone e Flavia Pennetta sul campo 12 che oggi possiamo denominare il cimitero delle italiane. Infatti, nel loro match di terzo turno, la francese Marion Bartolita, testa di serie numero 9 del torneo, ha battuto Flavia Pennetta, testa di serie numero 21, col punteggio finale di 5-7, 6-4, 9-7 in 3 ore e 9 minuti di gioco. Una partita con molti andata molto a strattoni, infatti la Pennetta era anche avanti nel terzo set, prima 3-1, poi 5-3, è stata varie volte a 2 punti dal match, ha avuto palle break nei momenti decisivi, ma non è riuscita a portare a casa la partita contro un'odiosa, una davvero odiosa Marion Bartoli. Sconfitta anche per Francesca Schiavone, che è scesa in campo subito a seguire della Pennetta. Schiavone che doveva riprendere dal 2-3 del terzo set della partita sospesa ieri a causa della pioggia. E purtroppo Tamira Pazek, l'austriaca, ha battuto Francesca Schiavone, che era la testa di serie numero 6 del torneo londinese, col punteggio finale di 7-6, di 3-6, scusate, 6-4, 11-9. Schiavone che ha servito per 2 volte per il match nel terzo set. Davvero un peccato anche perché il tabellone era molto aperto, avrebbe avuto al prossimo turno negli ottavi di finale la russa Pervak per poi eventualmente la Zarenka. E vi ricordo, dopo che sono finiti gli italiani a Wimbledon, da domani cominciano i challenger della prossima settimana con i tabelloni di qualificazioni che verranno sorteggiati fra poco, stasera dopo le 21. Challenger che saranno quelli di Torino, qui in Italia, poi ce n'è uno in Germania, a Braunschweig, e a Widnetka, negli Stati Uniti. Per oggi è tutto, vi ricordo su tennistin.it tutte le notizie aggiornate per quanto riguarda il tennis italiano e se volete scrivere alla nostra redazione l'indirizzo è redazione@tennistin.it. Un saluto a tutti e buon tennis a tutti.